un nuovo appuntamento con il calendario dell'avvento. Oggi chiudiamo questa seconda settimana e lo facciamo chiudendo anche un discorso iniziato ad aprile, anzi in marzo. Sto parlando di Cosmoprof, l'avete letto nel titolo. A marzo sono stata a Cosmoprof, vi ho portati con me e vi ho mostrato che cosa ho acquistato. Un mesetto dopo, circa in maggio, vi ho mostrato i prodotti che avevo già iniziato a usare e vi ho dato le mie impressioni sulla prova su strada, diciamo così. Vi avevo promesso che vi avrei fatto sapere qualcosa degli altri prodotti. Bene, con la fine dell'anno volevo un po' chiudere il cerchio relativo a Cosmoprof. Sono contenta perché molti prodotti li ho anche addirittura già terminati. Mi rimangono ancora da provare due prodotti, ve li cito solo ora in apertura di video, così sapete già che non posso ancora darvi un'opinione in merito, ma con il video di oggi parliamo di tutti i prodotti acquistati a Cosmoprof, tranne appunto questi due, che sono il trattamento per le unghie, l'indurente per le unghie di Petsvai, perché è proprio una cura che andrebbe fatta una volta a settimana per un periodo un po' più lungo e io non ho avuto la costanza di provarlo ancora, quindi non posso dirvi nulla. E l'altro è il fondotinta della Models Own nella colorazione 02 Porcelain, che non ho ancora provato perché mi sono trovata talmente bene con altri prodotti che ho acquistato proprio a Cosmoprof che da marzo ad oggi non ho più usato fondotinta. E però adesso è arrivato l'inverno e quindi probabilmente la BB Cream non sarà più sufficiente. Ne parleremo eventualmente un'altra volta. Oggi invece vi parlo degli ultimi prodotti provati e di quali sono state le mie impressioni. Due sono stati forse i marchi sorpresa, scoperta e buona scoperta di questo Cosmoprof 2016. Il primo è un marchio che non avevo mai sentito nominare, un brand coreano che si chiama Feshi. Ne abbiamo parlato spesso perché i due prodotti acquistati a Cosmoprof mi sono piaciuti da pazzi. Il primo è la mia adoratissima BB Cream Tina S SPF 50+++, una BB Cream in pieno stile coreano, quindi piuttosto grigiastra e abbastanza densa, ma perfetta per il mio incarnato, mi dava una compattezza alla pelle, oltre che una coprenza meravigliosa, un effetto di pelle nuda ma sana e una leggerezza e una portabilità tale da sopravvivere anche in estate. Vi raccontavo proprio settimana scorsa nel video sui prodotti terminati nell'ultimo periodo, dove parlavo di questa BB Cream perché l'ho finita proprio da poco, che io ho fatto tutta l'estate usando soltanto quel prodotto sul viso, quindi mi faceva da protezione solare e da copertura, mi dava un effetto molto bello, molto naturale, coprente al punto giusto, molto leggera, aveva anche al suo interno nel tappo il correttore abbinato, perfetto secondo me per le imperfezioni più che per le occhiaie. Per me è stata una grandissima scoperta. Io tra l'altro stavo riguardando i miei appunti, quella BB Cream a Cosmoprof l'ho pagata 10 euro, quindi ottima scoperta. Sempre dello stesso marchio avevo acquistato due di queste maschere in tessuto, in cellulosa, di quelle appunto che si applicano sul viso e si aspettano quei 15-20 minuti e rilasciano il siero al contenuto all'interno. Questa qui è l'altra che avevo acquistato, dello stesso tipo, erano maschere idratanti e mi piacciono moltissimo, hanno una buonissima quantità di siero all'interno, sono nutrienti, mi danno un effetto molto idratante sulla pelle e io le avevo pagate 2 euro, adesso vorrei piangere. Il secondo marchio bellissima scoperta di questo Cosmoprof è sicuramente Human Plus Kind. Human Plus Kind è un marchio di cui avevo già sentito parlare ma di cui non avevo mai provato nulla. Quest'anno a Cosmoprof ho acquistato 4 prodotti, del primo vi avevo già parlato in maggio, degli altri 3 no, ma della crema anti-age che avevo acquistato a Cosmoprof per 5 euro. Vi avevo già parlato in un video degli wow, questo già vi dà l'impressione di quanto mi sia piaciuto come prodotto, una crema corposa, nutriente ma non unta, che mi ha fatto compagnia anche in questo caso nel periodo caldo e nonostante ciò non mi ha mai lasciata in difficoltà.
non mi ha mai lasciata unta, non mi ha mai lasciata appesantita. Una grandissima scoperta, uno di quei prodotti da segnarsi e riacquistare. Gli altri due prodotti, neanche serve dirvelo, ve li ho citati proprio nell'ultimo video degli wow settimana scorsa, quindi, anzi in apertura di questa settimana, quindi sapete già che mi sono piaciuti. Ne riparliamo brevemente. Una è la Family Remedy Cream, una crema tuttofare a base di olio di cocco con della burro di karité e dell'olio di avocado, della calendula, della centella e dell'aloe. Serve a vari utilizzi, dalle ustioni, perché io l'ho usata per un'ustione sulla mano, alle irritazioni da pannolino, dagli eczemi alle pellicine vive vicino alle unghie, dalle bruciature da rasoio alle smagliature. Cioè, ampissimo spettro, un buonissimo profumo, grande efficacia. Io l'ho usato, vi dicevo, su una scottatura per aiutare la pelle a rimanere idratata e quindi a rigenerarsi anche un po' prima, e mi sono trovata benissimo. Così come sto adorando la BB Cream che sto usando in questo momento, uno dei motivi, il secondo motivo per cui non ho usato il fondotinta acquistato a Cosmoprof, è che oltre alla BB Cream coreana, anche questa BB Cream mi dà dei grandissimi risultati. La porto oggi, la vedete, non è una coprenza molto alta, nel senso che voi potete ancora scorgere i segni dell'acne, però per me, per tutti i giorni, è un risultato più che soddisfacente. Tra l'altro la portabilità è meravigliosa, è facilissima da stendere e rimane proprio come una mousse, dà quasi un effetto primer, rende molto compatta la pelle, le dà una bellissima uniformità, copre quello che deve coprire, coadiuvato ovviamente dai correttori, mi consente di un utilizzo quotidiano più che soddisfacente. Io tra l'altro questo prodotto l'ho pagato 5 euro, come questo, non posso assolutamente lamentarmi. Anche in questo caso è un prodotto che mi segnerò, perché una volta finito mi piacerebbe ricomprarlo. L'unica pecca di questa, come vi dicevo nel video degli wow, è che non ha un SPF già all'interno, peccato. Quindi va bene per la stagione media, ma io in primavera e estate preferisco utilizzare prodotti schermati. Altro prodotto che di cui avevo avuto modo di sentir parlare, ma che non avevo mai provato, era il Powpow. O meglio, avevo provato una crema a base di Powpow, che è una papaya australiana, perché la mia amica Fede, quando stava in Australia, mi aveva mandato una linea per bambini a base di Powpow e l'avevo provata e mi era piaciuta molto. Poi ho scoperto questa Cosmoprof, questa è made in Great Britain ed è anche in questo caso un gel tuttofare che va bene sulle labbra, va bene sulle mani, va bene sulle feritine, è un po' come un gel d'aloe se vogliamo, però a base di questa papaya. Non è naturale, nel senso che c'è del petrolato all'interno, ve lo dico, gli ingredienti, c'è il petrolato, c'è questa papaya fermentata, c'è dell'aloe barbadensis, c'è del olio d'oliva all'interno, però c'è anche del petrolato, quindi ci tengo a precisarlo, non è un prodotto naturale. Va bene per la pelle, per i capelli e per le labbra. Io lo uso sulle labbra come burro cacao e mi piace moltissimo. Tra l'altro me ne avevano omaggiato anche una mini size rossa che sulle labbra dava anche un leggero effetto colorato ed era ancora più piacevole. Questo qua tra l'altro mi dicevano che va bene anche per il cambio dei pannolini, proprio come una pasta cambio. Ha una consistenza abbastanza gellosa, non è esattamente una crema, è proprio un gel, lo vedete, piuttosto denso, però sulle labbra secondo me non è niente male, io mi ci sto trovando molto bene. Prodotto trucco, l'unico prodotto di Petsvai di cui non avevamo ancora parlato era questo, ovvero il correttore in stick della linea Nearly Nude Cover Stick. Nella colorazione 010 è il classico correttore in stick, il mio è molto chiaro, ma d'altronde io sono una piccola Casper, quindi questo è il colore che va bene per me. Io questi correttori così densi li uso sulle imperfezioni e non sotto gli occhi, perché sennò l'effetto 20 anni di più è dietro l'angolo, e mi sto trovando bene, lo sto usando per ritoccare le zone quando mi serve e non è niente male. Io l'avevo pagato 2 euro peraltro, quindi perché no?
Pezvai la vendono da OVS e secondo me è una buona alternativa ad altri correttori molto densi e piuttosto coprenti, cioè l'effetto è, non so se rendo l'idea, è piuttosto pastoso, va ben lavorato, però sulle imperfezioni mi piace e resiste anche parecchio. Prodotto che mi è piaciuto sì, ma non mi ha poi entusiasmato così tanto, è il rossetto Fenice 16 di Paola P. Il colore è molto bello, è molto fedele, nel senso che anche una volta sulle labbra rimane di questo bel viola. Non rimane molto sulle labbra, a me va via senza la matita sotto, ma non lo so, sì, mi è piaciuto, ma purtroppo mi dispiace molto, ma c'è moltissima hype intorno a determinati prodotti e quindi quando uno ci si approccia si aspetta sempre le grandi rivelazioni della vita. È un buon rossetto, non è, però non ci trovo niente di straordinario, mettiamola così. Tant'è che sono riuscita a usarlo, ma non è poi diventato uno dei miei rossetti preferiti. È vero che ha un colore un po' particolare, però, boh, non lo so. Non mi ha convinto del tutto. Pur essendo un bel colore, tingendo anche le labbra quando se ne va, è molto morbido e confortevole, rimane un rossetto nella media. Buono, ma non eccezionale. Chiudo con gli ultimi due prodotti, uno non ce l'ho da farvi vedere perché l'ho già terminato e non ho tenuto la bottiglia, la confezione, me ne sono dimenticata. Sto parlando del detergente viso della Bomb Cosmetics, mi era piaciuto, aveva una consistenza in gel, assomigliava un po' alle gelatine di Lush, era un gel, una gelatina proprio, anzi non un gel, una gelatina, che poi a contatto con l'acqua faceva schiuma, lavava al viso, era molto delicato, molto piacevole, una buona detergenza, una buona profumazione, la mia pelle si è trovata piuttosto bene. E l'ultimo prodotto è questo, che è un olio essenziale, questo è il gelsomino 5%, io avevo usato il tea tree. Il gelsomino l'ho preso perché amo la profumazione di gelsomino, in realtà è molto intensa, molto, ed è proprio, sa proprio di fiore, cioè è proprio fiore, fiore, fiore. Ne bastano pochissime gocce addizionate alla crema viso che utilizzate, oppure io adesso che ho avuto qualche giorno di simili influenza, raffreddore, avevo la pelle secchissima, me ne tamponavo un paio di gocce, due gocce sulle mani, mi spalmavo sulle mani queste due gocce, poi tamponavo leggermente per dare un po' un boost di idratazione, oltre che una botta di profumo che aiutava anche un pochino l'umore, perché no? Bene, questi sono gli ultimi prodotti presi a Cosmoprof provati quest'anno, sono contenta di essere riuscita a provarli tutti entro la fine dell'anno, tra a parte questi due che mi spiace un pochino, ma insomma il più è fatto, in modo da chiudere il cerchio con il 2016, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti, se avevate già avuto modo di provarli e quali sono le vostre impressioni. Io vi mando un bacione e ci vediamo domani sempre qui con un nuovo video del calendario dell'avvento per iniziare la nostra terza settimana insieme, consecutiva, eh? Se vi siete persi qualche video li trovate nella playlist, mi raccomando, vi aspetto domani, ciao!